Benvenuti a un'altra puntata di Musica Maestro con il maestro Carlo Alberto Neri e ospitati dalla libreria Feltrinelli di Arezzo, quindi siamo in pieno centro storico. Uno spunto così all'inizio di questa trasmissione, prima di capire quale sarà il primo brano che ci andremo ad ascoltare. Siamo appunto in una libreria, ma chi volesse, diciamo, un po' avvicinarsi alla musica in maniera un po' rudimentale, quasi con il fai da te, si può fare o si rischia di commettere degli errori e quindi meglio Sicuramente fai da affidarsi? te può sembrare semplice perché in qualche modo non c'è la disciplina dell'insegnante che impone delle regole e dei tempi di studio, però facendo da sé uno deve scoprire tutto e quindi deve in qualche modo comprendere delle cose che invece sono semplicemente spiegabili con due parole e quindi fa molta più fatica alla fine e quindi i tempi di apprendimento sono molto più lunghi. Meglio di no, No, insomma. io non sono tanto d'accordo sull'autodidatta. Ecco, perché invece ce ne sono, Perché sì, no, si può fare su qualunque materia, si può essere autodidatti, però trovo che sia un modo sicuramente spontaneo e così facile da iniziare, ma che non può portare a dei grossi risultati in tempi brevi, proprio perché manca l'elemento che scioglie il dubbio, cioè l'insegnante, insomma, che in qualche modo indica la strada da percorrere senza che uno deve trovare da sé con la lanternina anche Quindi la strada mettiamo da da parte percorrere. i motori di ricerca, Google, ma Sì, affidiamoci a no, con i persone motori di che. ricerca già diciamo, si riesce a ottenere delle Sì, informazioni, però. però sono comunque informazioni che vanno in qualche modo approfondite, chiarite, spiegate, contestualizzate. E questo tutto da soli è un po' difficile da fare. Non si può fare. Come è accaduto nelle altre trasmissioni, anche questa volta cercheremo un po' di mescolare tanti, tanti linguaggi musicali, più che generi musicali, tanti linguaggi Linguaggi musicali, musicali, no? sì. Diversi tra loro, che comunque danno un po' una panoramica, insomma, anche Sì, di al quello primo che è l'esperienza ascoltatore. musicale, vista un po' in senso lato. Per esempio, questa volta iniziamo con il pianoforte a quattro mani, che è una soluzione per far conoscere tanta letteratura che non era originale per pianoforte a quattro mani, magari per orchestra o dall'opera, quindi dove ci sono cantanti, orchestra, solisti di ogni tipo, il coro. E con il pianoforte a quattro mani in famiglia si può ancora oggi, ma era una moda nell'Ottocento, quello di suonare certi capolavori che erano nati per altri organici, per orchestra, appunto, come dicevo, e che si può, diciamo così, quindi praticare queste opere importanti attraverso la soluzione casalinga di un pianoforte in famiglia. Sì, si stravolge l'opera in questo caso, cioè non No, stravolge, si stravolge è un termine un po' trascrive, forte, ma. quindi, oppure la riduzione, diciamo, nel caso in cui l'opera nasce per grande orchestra, coro, solisti di canto, eccetera, come un'opera, chiaramente in questo caso si parla di riduzione, ovvero sia la riduzione dell'organico. Ora, il pianoforte a quattro mani, di per sé il pianoforte ha tante possibilità, quello di eseguire anche una sinfonia per orchestra, riesce a, diciamo, in qualche modo a far conoscere gli elementi fondamentali della costruzione. Con quattro mani si può fare molto di più, chiaramente. E quindi questa moda era in auge nell'Ottocento, quello di suonare a quattro mani le grandi sinfonie, le grandi opere degli autori allora, come si dice, in voga. Sì, quelli che per noi oggi sarebbero, insomma, tanti nomi della musica leggera, per loro Erano i erano grandi Giuseppe Verdi, esatto. Beethoven, Mozart, Cosa ti eccetera. ascolti oggi? Ma Ecco. mi ascolto. Chiaramente dopo il Novecento ha portato alla riproduzione musicale del disco e questo ha portato anche a un'estensione dell'aspetto commerciale, produttivo, legato anche alla vendita dell'oggetto sonoro che riproduce. Quindi è tutto un altro Eh sì, discorso, tutta un'altra molto storia. complicato, lungo da fare. Che cosa ci andiamo ad ascoltare? E quindi a quattro mani ascoltiamo una danza ungherese di Brahms, originale. Brahms era scritta per pianoforte a quattro mani e per orchestra anche, nelle due soluzioni, appunto concertistica con la grande orchestra e familiare del pianoforte a quattro mani. La danza è quella in fa diesis minore e gli esecutori sono Eleonora Niccolini e Leonardo Fantacchiotti, Due ragazzi che che suonano suonano insieme spesso da a. sempre e sono un duo affiatatissimo. Quindi lo sentirete. Sentiamoli allora. Grazie.
Ecco, ringraziando ancora la libreria Feltrinelli per la loro ospitalità, per quanto riguarda questa puntata della nostra trasmissione, abbiamo un pochino curiosato tra i loro scaffali, insomma, un po' di ci sono degli elementi di che parlano di musica. Ecco, degli elementi che parlano di musica. Io farei un ragionamento prima su questo qua. Come funziona la musica? David Byrne, io sì, la ammetto musica, la mia ignoranza, non conosco. Sì. Il libro non lo conosco, lo vedo ora per la prima volta. Comunque, come funziona la musica è un titolo intrigante, perché in qualche modo penso che voglia spiegare come la musica si estrinseca in se stessa nella trasmissione del pensiero dell'autore, arrivare all'ascoltatore, al pubblico. Ha bisogno di un tramite intanto che è l'interprete. Un altro tramite è lo strumento musicale che viene eseguito, che viene appunto suonato dall'interprete, ma queste figure in mezzo tra l'autore e l'ascoltatore hanno una responsabilità di portare l'opera d'arte a compimento, cioè contrariamente a quello che succede con gli scultori, con i pittori che fanno l'opera d'arte e quella resta lì, così com'è, diciamo, usufruibile, cioè non è modificabile, apprezzabile, diciamo, no? Mentre la musica si deve avvalere di una figura in più, quella intermediaria dell'interprete che porta il pensiero dell'autore al pubblico, però se ne fa carico di una responsabilità di interpretazione, di studio, di approfondimento della prassi esecutiva, della storia, dello stile dell'autore, fornendo una sua comunque interpretazione, quindi interpreta dei segni che sono interpretabili, ma non sono interpretabili in maniera uguale da tutti gli interpreti. Quindi ogni esecuzione musicale è diversa dall'altra. Cioè un'opera d'arte è diversa dall'altra. È diversa dall'altra. E qui mi viene in mente che invece il disco, il vinile, vuole in qualche modo trasformare la musica un po' in una scultura. Nel senso che l'esecuzione discografica, quella resta nel tempo sempre uguale a se stessa. Potremmo dire che è come una scultura musicale. Però questa è una interpretazione, non è l'interpretazione. Non esiste l'interpretazione di un brano. Esistono mille interpretazioni, magari tutte validissime, ma diverse tra di loro. Eccolo. Che cosa andiamo ad ascoltare nel prossimo? Andiamo ad ascoltare un brano molto dolce, Malia di Francesco Paolo Tosti, che è una romanza da camera di un grande autore italiano abruzzese, che ha scritto centinaia e centinaia di romanze cameristiche, appunto. In questo caso l'ascoltiamo nella versione per soprano e pianoforte, con Alessandra Purpura, cantante, e il sottoscritto al pianoforte. E allora, ascoltiamoli. Se mi parli, mi sento.
sto sfogliando questa guida degli Stati Uniti, ospiti come sempre della libreria Feltrinelli, perché io vorrei capire, insomma, vorrei fare un viaggio del mondo, non in 80 giorni. Hai bisogno di un consiglio dove andare in vacanza? Sì, è un po' insolito che lo chieda lei, ma sì, insolito, so che mi può rispondere. Ma casualmente... Casualmente ho scritto nel 1988 un'opera che si chiama proprio Touring Club, dove andare in vacanza. Quindi, se vuoi, lì ci sono le istruzioni per trovare posti meravigliosi nel in mondo. Musica. Sì, in musica. Sono 15 brani musicali che ognuno descrive un posto ideale dove andare in vacanza. Ora, detta così, è un'opera che è stata presentata... Sì, fu scritta su commissione, insomma, inquadriamola della New York cornice. University e rappresentata in prima mondiale a Carnegie Hall di New York, che è una delle sale più prestigiose del mondo. Sì. E richiede due o tre attori in scena e più un complesso musicale di solisti. E noi andremo ad ascoltare il brano. Tra questi brani ce n'è uno che si chiama Sempre più su sul Tibet, che è appunto chi ha bisogno di pace, cerca una situazione al di sopra dei problemi, sale nella grande montagna asiatica e trova la pace, diciamo, che cerca. Come è nata l'idea di questa opera, insomma? Veramente dovessi dire come nacque la prima idea, non ricordo, probabilmente avevo scritto un paio di brani ispirati geograficamente a qualche luogo, ecco, dopo da lì l'idea di farci un'opera teatrale e musicale, sì, sicuramente è andata così perché il primo brano era precedente a quella data, quindi sì. Allora io direi, insomma, di farsi trasportare in Tibet. Sempre più su sul Tibet, ecco. E per pianoforte solo. E da questo bellissimo brano sentiamo. Thank you.
tra pochi minuti avremo il piacere di ascoltare non solo il maestro Carlo Alberto Neri, ma anche Roberto Fabriciani, suo grande amico, flautista ovviamente, anche lui concertista di fama internazionale, ma insomma senza stare ecco, a fare una presentazione che non è la sottoscritta a doverla fare, insomma sicuramente un grandissimo artista che abbiamo il piacere di ascoltare, ci farete sentire Verdi. Verdi, quindi... sì, il preludio della Traviata di Giuseppe Verdi, appunto, un'opera in musica, quindi la commedia in musica, che l'opera, sappiamo, è nata in Italia, a Firenze, con la Camerata dei Bardi, che idearono questo connubio felicissimo del teatro con la musica. L'opera in musica, la commedia in musica, Traviata, dove in questo preludio noi ascoltiamo alcuni temi che poi saranno sviluppati dai singoli personaggi, da Violetta e da altri, e attraverso una filigrana elegantissima nella versione originale per orchestra, il tutto inizia con degli archi su suoni acuti, e dopo veramente come il suono dell'anima, potremmo dire. E dopo poche battute viene presentato il tema che poi sarà tipico di Amami Alfredo, il struggente tema meraviglioso, e da lì questi personaggi prenderanno poi sostanza nel gioco delle parti a inizio della commedia. Ecco, l'Italia che si dimostra ancora una volta insomma la culla della cultura. Certo, a tutti gli effetti, a tutti gli appunto, effetti universale, certo. Firenze ha dato i natali all'opera, insomma in Italia abbiamo anche l'importante liuteria della costruzione degli strumenti musicali al più alto livello, vero, se pensiamo ai violini Stradivari e tutte le altre forme di strumenti. Poi abbiamo appunto l'opera lirica, abbiamo la polifonia antica, i nostri maestri in passato hanno portato la musica in tutto il mondo, hanno insegnato e sono stati, diciamo così, i promulgatori dell'arte italiana al massimo livello. Se pensiamo che lo stesso Bach, si può dire tra i più grandi geni della musica, era un grandissimo ammiratore della musica italiana di quel tempo. Poi, insomma, siamo per esempio di Vivaldi e di altri autori che lui ha trascritto per strumento a tastiera, quindi dimostrando grande interesse e grande ammirazione. Ricordiamocelo che ecco, il nostro paese sì, è diciamo, è veramente il paese della cultura di questa... e della musica in particolare, ha dato origine a tutta l'evoluzione del pensiero musicale. E allora deliziamoci con il prossimo brano. Thank you.
usciamo da un brano veramente che è tanto, no? È tanto perché Verdi, La Traviata, sì, insomma, ovviamente racconta... in TV non riusciamo a, come dire, a farla ascoltare forse con tutti i crismi, diciamo che meriterebbe. Certamente però... il teatro è il luogo deputato per l'opera, dove c'è una scena, dove l'azione si deve svolgere a contatto diretto, l'umanità dell'attore con quella del pubblico che si incontra. La televisione però può fare molto, come questa cosa che state facendo, è molto importante per divulgare questi contenuti importanti delle opere universalmente riconosciute. Ecco, ma in TV la musica la si vede, la si sente di più, però in forme decisamente diverse. Cioè, sì, diciamo che non la, si fa sentire, per esempio, la Traviata, alcune di Verdi, cose. Ma... No, cioè però, la fanno alle tre di notte. Ecco, esatto, alle tre di notte comincia, per cui possiamo mettere la sveglia. Possiamo mettere la sveglia e svegliarci per la Traviata o le sinfonie celebri a quell'ora lì. Naturalmente, se uno ha da lavorare. Tranne il primo dell'anno che trasmettono il concerto. Esatto. Lo dico perché la mia mamma lo guarda sempre. Quello è il concerto di Capodanno e si potrebbe dire che sia la musica leggera colta, perché valzer, polche, fa parte di quel repertorio entrato, diciamo, anche di autori molto importanti nel repertorio classico, però è la parte più leggera del repertorio classico, ecco, quella spensierata, e non a caso viene, diciamo così, assemblata per questa celebrazione della spensieratezza e dell'augurio del nuovo anno. Vabbè, insomma, era una provocazione, tanto per dire che, però è, che sicuramente, nel paese del bel canto, insomma, nella culla, dove... Diciamo che nelle ore decenti si ascolta molta musica commerciale. Sì. Nelle ore decenti di ascolto, quindi in serata, prima serata, seconda serata, è difficile trovare qualcosa di veramente importante, di ascolto importante. Ora, vabbè, mi viene da dire, è chiaro che un'intera opera forse, non so se sarebbe, diciamo, se la televisione sia lo strumento più adatto, però... Diciamo, potrebbe essere, se ci fosse dall'altra parte, una consapevolezza critica più alta per usufrutto di questa grande composizione. Ci vogliono degli elementi per poter seguire, anche per diverse ore, no? In alcuni casi, un discorso musicale profondo che richiede tempo e anche conoscenza un po'. Allora, noi, insomma, la nostra piccola pillolina l'abbiamo, come dire, seminata. Poi se tutti facessero qualcosa, in questo senso avremmo sicuramente più consapevolezza di ascolto. L'ultimo brano di questa trasmissione sarà? Allora, abbiamo una celebre canzone, Tu che mi ha preso il cor, una canzone ormai entrata nei classici della canzone. L'interprete è Paola Conca, soprano, il sottoscritto al pianoforte. E allora, ascoltiamo. No, non ti scorderò.
siamo davvero arrivati in chiusura anche di questa quinta puntata, la penultima, ahimè, dico io, di questa, diciamo, di questo esperimento, va, diciamo così, di questo piccolo viaggio che abbiamo fatto e che stiamo facendo nel mondo della musica. Poi però noi interroghiamo chi è dalla parte di là, o no, lei, io non mi permetto, ma no, si interroga. No, spero che i nostri telespettatori da questo stimolo così prendano anche spunto per magari andare ad ascoltare dal vivo qualcuna di queste composizioni che noi abbiamo proposto. È quella, no? L'ascolto migliore rimane quello dal vivo. Dove la musica, l'opera d'arte rinasce in quel momento. E quello è il momento, diciamo, realmente di creatività dell'autore attraverso l'interprete che raggiunge il cuore e la mente dello spettatore. Ecco, visto che gli aretini si sono da poco riappropriati anche del loro teatro. È vero, il teatro è il luogo dove, diciamo così, godere della grande cultura. Vediamo se insomma riusciremo a, chissà, un giorno ad ascoltare anche queste bellissime opere, magari con una stagione. Certo, ce lo auguriamo naturalmente e speriamo che così sia. Ecco, va bene. Allora, appuntamento alla prossima puntata. Grazie.